so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Sogni. Che ricevevo, c'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare. C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino. E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. 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 Il mio nome è mai più. Saper convivere è cura, già lo so. E per questo il conto messo è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere. Vivere. Io dico sì. Dico si può cercare pace, l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro vivere. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.
Maestro, che è quel chiodo? Che gente è che parla il dolce vinta? E dirgli a me. Questo misero modo tegno l'anima triste di coloro che vissero senza fame e senza lodo. Mi schiette solo quel cattivo coro degli angeli che non furono ribelli né fur fedeli a Dio, ma presse fuori. Caccia il cielo per non essere ben belli, nello profondo inferno gli diceva che alcuna gloria il re avrebbe degli. Io. Maestro, che è tanto greve loro da lamentarli fasse forte? Rispose. Dicerotti molto breve. Questi non hanno speranza di morte e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi sono d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo essere non lassa. Misericordia, giustizia e disdegna. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. Indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. Le parole di un grande intellettuale e uomo politico, Antonio Gramsci, rendono bene il senso di una malattia morale, che può essere anche una malattia mortale. L'indifferenza racchiude la chiave per comprendere la ragione del male, perché quando credi che una cosa non ti tocchi, non ti riguardi, allora non c'è limite all'orrore. L'indifferente è complice, complice di misfatti peggiori. L'alternativa, diceva Don Milani, è I care, me ne importa, mi sta a cuore, è il contrario esatto del motto fascista, me ne frego. Ci sono storie che non si possono dimenticare. La mia è una di quelle, di un popolo intero, cacciato, umiliato, calpestato, strappato alla propria terra, senza che nessuno, dico nessuno, abbia alzato un dito per difenderlo. Di un popolo dimenticato, la cui storia è stata oscurata per anni, cancellata dai libri di storia, negata. Solo la forza di chi non ha mai abbassato la testa, di chi, nonostante tutto, ha conservato la propria dignità, di chi non si è mai arreso, ha ridato a voce a tutti noi istriani, fiumani e dalmati, anzi, italiani. Sì, perché ne eravamo prima e lo siamo oggi, italiani. Nessuno di noi ha mai cessato di esserlo, e questo vorrei gridarlo a chi al nostro rientro forzato in Italia ci ha accolto con insulti, con offese e con brutalità, a chi per oltre mezzo secolo ha negato le migliaia di morte, le violenze e le foibe, a chi ancora oggi nega, ma non basta. Noi siamo qui e la Repubblica Italiana, la nostra Repubblica, ha riconosciuto il nostro diritto ad esistere, a conservare la memoria, a difendere la nostra cultura. Ci sono voluti molti anni, una legge, ma oggi, ogni 10 febbraio, è il giorno del ricordo di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo degli istriani, fiumani e dalmati, dalle loro terre nel secondo dopoguerra. Bisogna fare ancora uno sforzo, perché non tutti sanno, soprattutto le giovani generazioni, ed è giusto che sappiano, è giusto perché fa parte della loro storia, non la storia scritta sui libri di storia, ma quella fatta di pagine bianche che devono essere riempite per rispetto di chi non c'è più. Dopo giorni di dura prigionia, durante i quali fummo spesso selvaggiamente percossi e patimmo la fame, una mattina, prima dell'alba, sentì uno dei nostri aguzzini dire agli altri: «Facciamo presto, perché si parte subito». Infatti, poco dopo, fummo condotti in sella, legati insieme con un unico fil di ferro, oltre a quello che ci teneva vinte le mani. Dietro la schiena, in direzione di Assia, indossavamo solo i pantaloni e i piedi avevamo solo le calze, un chilometro di cammino, e ci fermammo ai piedi di una collinetta, dove mediante un fil di ferro ci fu appeso le mani legate, un sasso di almeno 20 kg, fummo sospinti verso l'orlo di una foiba, la cui gola si apriva paurosamente nera. Uno di noi, mezzo stupidito per le sevizie subite, si gettò urlando nel vuoto di propria iniziativa. Un partigiano, allora, in piedi col mitra puntato su di una roccia laterale, ci impose di seguirne l'esempio. Poiché non mi muovevo, mi sparò contro. Ma a questo punto accadde il prodigio. Il proiettile, anziché ferirmi, spezzò il fil di ferro che teneva legato alla pietra, cosicché quando mi gettai nella foiba il sasso era rotolato lontano da me. La cavità aveva una larghezza di circa 10 metri e una profondità di 15, fino alla superficie dell'acqua che stagnava sul fondo.
Cadendo non toccai fondo. E tornato a galla, potei nascondermi sotto una roccia. Subito dopo vidi precipitare altri 4 compagni, colpiti da raffiche di mitra, e percepii le parole: un'altra volta li butteremo di qua, è più comodo, pronunciate da uno degli assassini. Poco dopo fu gettata nella cavità una bomba che scoppiò sott'acqua, schiacciandomi con la pressione dell'aria contro la roccia. Verso sera riuscii ad arrampicarmi per la parete scoscesa e a guadagnare la campagna, dove rimasi per 4 giorni e 4 notti consecutivi, celato in una buca. Tornato nascostamente al mio paese, per timore di cadere nelle grinfie dei miei persecutori, fuggii a Pola e solo allora potei dire di essere veramente salvo. Da quella volta non l'ho rivista più. Cosa sarà della mia città? Ho visto il mondo e mi domando se sarei lo stesso se fossi ancora là. Non so perché, stasera penso a te, strada fiorita della gioventù. Come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. È troppo tardi per ritornare ormai, nessuno più mi riconoscerà. La sera è un sogno che non si avvera mai. Essere un altro e invece sono io. Ma quella volta non ti ho trovato più. Strada fiorita della gioventù. Come vorrei essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Essere un albero che sa dove nasce e dove morirà. Maggio 1945. All'alba la città è stata assediata dai soldati. Si sono qualificati come membri dell'Esercito Popolare di Liberazione della Jugoslavia. Cercavano gli uomini, tutti gli uomini, compreso me. Ho capito subito, non c'era scampo. Ero italiano e questo bastava. I miei occhi si sono riempiti di terrore in quel momento. Sapevo benissimo quale sarebbe stata la mia fine. Non ebbi nemmeno il tempo di capire. Fui subito preso e portato via. Mi portarono nel campo all'interno della caserma di Yetz. Non ero solo. C'erano centinaia di uomini lì con me, di tutte le età. Giovani, vecchi, alcuni li conoscevo, altri no. Mi ritengo molto fortunato, perché non so per quale strano gioco del destino, a differenza di altri, io mi sono salvato. Ah, ci vorrebbe tanto tempo per raccontare come sono riuscito a salvarmi. Ma ora voglio raccontare come sono morti gli altri. La morte più dolorosa era quella in coppia, legati a due per i polsi. Uno dei due veniva ucciso con un colpo di pistola alla tempia e si trascinava l'altro vivo in quella foiba. Gli spari erano continui, squarciavano l'aria, le orecchie, il cuore e tu aspettavi il tuo turno. Ho visto molti uomini morire così. No, quelle scene non riesco proprio a cancellarle. Sono stato fortunato, ogni tanto penso tra me e me. Sono stato fortunato perché ho potuto riabbracciare la mia famiglia e raccontare, raccontare, raccontare. Avevo 20 anni allora. I ricordi non si cancellano neanche dopo tanto tempo. Le lacrime rigano il viso, lo sguardo si indurisce. Mi chiedo allora, ma sono stato davvero fortunato? Febbraio 1947. Ho dovuto lasciare il mio paese. Ma perché? Già, la guerra. C'è stata questa lunga guerra. Poi così dicono i trattati. Ma io che c'entro? Sono nata qui. Perché devo andare via? Fuggire dalla mia città, dalla mia casa, lasciare il mio letto, le coperte che mi tengono caldo, il tepore del mio camino, la finestra che si affaccia sulla piazza, la mia collezione di libri. Erano tutto per me. I miei pochi vestiti. Quel giorno, in una fredda mattina d'inverno, ho preso le mie poche cose, quelle più care e meno pesanti, ed eccomi, costretta a fuggire, a lasciare tutto,
La mia mamma, anziana, ah no, lei è voluta rimanere. Mi ha detto con un filo di voce, ma decisa, io voglio morire qui. Lei no, non ho voluto salvare la sua vita, andare via. Per lei sarebbe stato più che morire. E poi, le sue gambe, magre, malandate, acciaccate, non avrebbero retto il cammino, il freddo, la fuga. So già che non la rivedrò più. A volte si dà tutto per scontato, ma nulla è dolce come la propria casa. Non c'è tempo per girarsi indietro. Andiamo, camminiamo, chiusi nel nostro silenzio. Siamo in tanti, ci accodiamo senza parlare, senza neppure scambiarci un cenno di saluto. Andiamo, camminiamo, il passo si fa sempre più pesante, più lento. Superiamo il confine. Ma quando e soprattutto dove ci fermeremo? Chi ci aiuterà? Stanchi, a volte dormiamo per terra, rannicchiati, i piedi gelati, lo stomaco che brucia in mezzo a gente sconosciuta. E la paura della morte. Sono giorni che, come una piuma persa, staccata dalla propria ala, mi sento vacillare in balia del vento, sapendo solo di dover cadere, prima o poi. A volte penso, anzi il pensiero è ricorrente, mi martella la mente e pervade il mio corpo. Preferirei la certezza della morte a una condizione di continua angoscia. Guardo negli occhi di mio figlio e vedo solo paura. I suoi occhi sono occhi grandi, come quelli di suo padre, sempre sorridenti, e che ora mi sono stati portati via. Mi chiamo Margherita, ho 23 anni e fino a poco tempo fa vivevo a Gorizia. Avevo una vita semplice, ma felice, un marito che amavo, che mi è stato strappato con la forza. Non so dove l'abbiano portato, non so se sia ancora vivo. So solo che sto scappando come lui mi ha chiesto di fare, per salvare me e nostro figlio. Ho preso le prime cose che mi sono capitate, qualche spicciolo, del pane, dei vestiti, un po' di latte per il bambino. Sono partita ed ora sto attraversando il bosco. Tra le braccia ho mio figlio, l'unica speranza della mia vita, l'unica per cui vale la pena lottare, vivere. Gli copro il viso per evitare che i rovi lo feriscano. Non so quale sia la strada giusta da percorrere. Seguo il mio istinto. So solo che una volta attraversato questo labirinto alberato saremo salvi. Ho perso tutto. Non ho più nulla. Stringo al petto la vita di questa creatura così innocente. Farò di tutto per il mio bambino. Devo salvarlo, anche a costo di morire. Ho paura, sono terrorizzata, ma cerco di sorridere ai suoi occhi curiosi. Sono trascorsi 10 giorni dal nostro arrivo utile. Sono tornata a casa dei miei genitori. Sento notizie confuse alla radio. Il maresciallo Tito ha occupato i territori italiani di Trieste, dell'Istria, della mia Gorizia. Non ho più notizie di mio marito, ormai ho perso le speranze di rivederlo. Cerco di farmi forza per mio figlio e di tenerlo all'oscuro dalla brutalità dell'essere umano. È troppo piccolo per sapere la verità e per conoscere il male del mondo. L'uomo ha toccato il fondo con la sua cattiveria e le sue continue vendette contro l'umanità, uccidendo il suo simile. Sono state distrutte molte vite, fin troppe famiglie come la mia. Crescerò mio figlio nel migliore dei modi, senza insegnargli l'odio e la violenza verso il prossimo. Non so più dove cercare. Questa caccia al tesoro inizia a starmi stretta. Ora non voglio più giocare. Voglio solo la mia bambola con me. Che poi... io da subito avevo capito che sarebbe stato un gioco noioso e che di sicuro mi sarei arrabbiata. Tutti lo sanno che per fare la caccia al tesoro bisogna nascondere poche cose, se no diventa una seccatura. Invece no, quei signori prepotenti hanno portato via anche le sedie. All'inizio mi avevano fatto paura, devo confessare. Poi però la mamma mi ha spiegato tutto, che mascalzoni... facevano gli scorbutici ed erano perfidi e spietati, ma stavano recitando.
Anche mio padre recitava, disse la mamma. Però lui non faceva il pirata. Infatti, lungi da me capire chi stesse interpretando. Sta di fatto che è stato sicuramente il migliore. Si è calato bene nella parte. D'altronde è il mio papà. È andato via con quei signori e ancora non ritorna. Ma io so aspettare. Non mi farò prendere dal sonno. Lo aspetterò. Però ora non lo so. Non mi diverto più così tanto. E mi dispiace dirlo perché hanno organizzato un gioco così lungo. Ed io non ritrovo più nulla. Ma mi devo convincere. Devo dire alla mamma che il gioco deve finire. Anche se si offenderà. Perché sono stanca. È tutto troppo strano. Ora poi devo giocare tutta sola, perché i miei amici sono già stati squalificati. Lo sapevo che finiva così. Sono sempre stata la più brava, ma mi sembra eccessivo che non li possa vedere neanche per salutarli, no? Dai, dico sempre alla mamma, alla fine è solo un gioco. Voglio rivedere papà, giocare con le bambole e cenare con gli zii. Ma sono sola, sempre sola. E la mamma dice: aspetta, arriverà il nostro turno. Ma di cosa? Non capisco mai cosa voglia dire, ma per non sembrare piccola fingo di capire. Quindi ogni mattina aspetto il mio turno, un po' triste, ma non so per cosa e mi ripeto: è solo un gioco, sì, è solo un gioco, nella speranza che questo gioco non mi porti via anche mia madre. Era il settembre del 1943. Avevo 24 anni allora e frequentavo l'ultimo anno della facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Padova. Infatti in quel periodo giravo spesso in bicicletta per i comuni dell'Istria per preparare il materiale per la mia tesi di laurea, che aveva per titolo L'Istria rossa, colore caratteristico di quella terra così ricca di bauxite. Il 25 settembre 1943 un gruppo di partigiani irruppe in casa nostra, razziando ogni cosa, con il pretesto di stare adempiendo l'espropriazione proletaria. E il giorno successivo tornarono e mi prelevarono. Fummo messi tutti assieme in una cella misurante 7 metri per 14. Eravamo in 126. L'acqua, eravamo in luglio, veniva misurata 5 o 6 sorsi a testa al giorno. Divieto assoluto per usare acqua per lavarsi. Il cibo, costituito da verdura secca bollita, produsse ben presto tra di noi l'insorgere di diarrea. Negata ogni assistenza sanitaria. Ricordo con particolare raccapriccio il povero B, un ragazzo triestino di 18 anni, ridotto ad un pietoso relitto umano da un'infezione che non gli era mai stata curata. Negli ultimi giorni della sua vita rassomigliava di più ad un vecchio decadente che ad un ragazzo della sua età. La notte in cui morì, udimmo gridare a lungo, invocando la mamma. Mi fissarono ad un tavolo con delle corde, legandomi mani e piedi. Mi strapparono i vestiti di dosso e 17 aguzzini, ubriachi ed esaltati, mi violentarono per tutta la notte. Estrasse lentamente la pistola dalla fondina.
La impugnò per la canna e picchiò con forza il calcio dell'arma nel testa del mio orecchio, già precedentemente leso. Sentì la mascella staccarsi, cedere. Al momento non sentivo dolore. La lunga tortura mi aveva reso insensibile. Fummo condotti in sei, legati insieme con un unico fil di ferro, oltre quello che ci teneva avvinte le mani dietro la schiena in direzione di Arsia. Indossavamo solo i pantaloni e ai piedi avevamo solo le calze. Un chilometro di cammino e ci fermammo ai piedi di una collinetta dove, mediante un fil di ferro, ci fu appeso alle mani legate un sasso di almeno 20 kg. Fummo sospinti verso l'orlo di una foiba, la cui gola si apriva paurosamente nera. Uno di noi, mezzo instupidito per le sevizie subite, si gettò urlando nel vuoto, di propria iniziativa. Un partigiano allora, in piedi col mitra puntato su una roccia laterale, ci impose di seguirne l'esempio. Poiché non mi muovevo, mi sparò contro. Ma a questo punto accadde il prodigio. Il proiettile, anziché ferirmi, spezzò il fil di ferro che teneva legata la pietra, cosicché, quando mi gettai nella foiba, il sasso era rotolato lontano da me. Precipitai in quella gola nera, un tonfo, più tonfi, e l'acqua si chiuse su di noi. Mi sentii trascinare giù, verso il fondo. L'istinto di conservazione mi fece muovere ritmicamente gambe e braccia indolizzite per giungere in superficie. Toccai una grossa zolla erbosa. No, era una testa, e tra le mie dita c'erano i capelli. Afferrai e tirai spasmodicamente verso di me quel corpo quasi inerte. Risalimmo insieme, con la testa e respirammo a pieni polmoni. Caddi supina sul cumulo degli altri cadaveri aggrovigliati dei miei compatrioti, diventando l'ennesimo martire. I bambini guardano intorno smarriti. I genitori non hanno più niente da dare loro. Il domani è un incubo. Non li sentono fratelli gli italiani. Una gente da rigettare, esuli. Essi guardano tutti in silenzio, con gli occhi dilatati, dove le lacrime stanno ferme. Il dolore di aver tutto perduto si accresce, questo nuovo dolore.